Buongiorno a tutti, sono Alessandro Zucchetti, sono qui con mia sorella Cristina per farvi gli auguri. Abbiamo voluto farlo da casa per farvi sentire parte di questa grande famiglia che è la Zucchetti. E dato che molti non ci conoscono, abbiamo pensato che per raggiungervi tutti insieme il metodo migliore fosse questo. Ne approfittiamo anche per condividere e trasmettere alcune informazioni, concetti importanti che sono insiti nella nostra cultura d'impresa e che riteniamo indispensabili per avere successo e per fare in modo di sentirci tutti parte della stessa squadra. Buon pomeriggio anche da parte mia. Quest'anno, per farvi gli auguri di Natale, abbiamo voluto fare una cosa nuova. Ci spiace che non siamo tutti insieme come avremmo desiderato. Riceverete comunque la lettera di Natale a casa, affinché possiate condividere anche con le vostre famiglie sia i risultati che il gruppo Zucchetti ha conseguito nel 2015, sia gli obiettivi per il futuro. Perché per tutti noi è importante aver chiaro come ci dobbiamo comportare per affrontare gli anni a venire. Anche quest'anno, come prima cosa, vogliamo ringraziare chi ha lavorato con creatività, con passione e con impegno, perché Zucchetti si riconfermasse il primo gruppo italiano di software. E questo è un primato che ci viene riconosciuto ormai da 10 anni consecutivi. Il gruppo è cresciuto molto e tutto ciò grazie a voi e chi si è impegnato particolarmente, soprattutto quest'anno. E non è l'unico traguardo che abbiamo raggiunto. Nella lettera che vi abbiamo scritto e vi abbiamo inviato ne sono riportati molti altri, alcuni della Zucchetti, altri delle società del gruppo, alle quali facciamo tanti complimenti. Attenzione però. Riconoscimenti e numeri positivi attuali non sono mai garanzia di successo futuro, ancor di più in un mercato sempre più difficile come il nostro. Sì, il mercato è incerto, è ipercompetitivo, richiede molta capacità di adattamento, risposte rapide e veloci, innovazione continua, coraggio di abbandonare gli schemi consolidati per realizzare nuove soluzioni prima dei concorrenti. Ma noi abbiamo grande fiducia perché possiamo contare sulle persone che lavorano per il nostro gruppo, che per la maggior parte sono delle belle persone. Queste persone sono il nostro capitale più importante e la vera fonte del nostro vantaggio competitivo. Si impegnano come se l'azienda fosse loro e trasmettono sicurezza, nonché coraggio a chi hanno attorno. Grazie alle belle persone che lavorano con noi, con le partecipate e con i nostri partner, si è generato un ambiente favorevole all'innovazione. L'innovazione è veramente indispensabile sia per il futuro dell'azienda che per tutti voi, che lavorate con grande entusiasmo. Oggi come gruppo siamo in 3.150, con un aumento di 350 persone rispetto allo scorso anno. Il fatturato consolidato che stimiamo di raggiungere nel 2015 è maggiore di 370 milioni di euro. Qualche altro dato sul gruppo? I clienti sono oltre 100.000. I partner italiani oltre 1.000, siamo inoltre presenti con partner esteri in più di 40 paesi nel mondo e a livello di gruppo abbiamo 10 sedi all'estero. Per continuare ad avere successo è necessario prestare la massima attenzione alle esigenze dei clienti. A proposito di innovazione, ricordiamo che ognuno di noi può avere nuove e brillanti idee che ci possono permettere di fare ulteriori salti di qualità. Innovazione è la nostra parola chiave ed è quella su cui dobbiamo puntare. Ecco, questo è il motivo per cui abbiamo deciso di organizzare il concorso Cosa rappresenta per te l'innovazione? Perché per noi è interessante il contributo di ognuno di voi, non solo di chi lavora in Zucchetti da tanti anni, ma anche di chi è appena arrivato, che è libero dai condizionamenti dovuto a prassi consolidati. Colgo l'occasione per ringraziare sia tutti coloro che hanno partecipato al concorso, sia chi ha espresso il mi piace alle idee che avete proposto sulla pagina Facebook Zucchetti. E in tutti i concorsi che si rispettano ci deve essere un vincitore. Abbiamo pertanto deciso di premiare le proposte più votate,
ossia quelle che hanno ricevuto più mi piace pubblici e altre proposte scelte direttamente dalla giuria. Bene, ecco, indipendentemente dal concorso, per chi non ha ancora messo un mi piace sulla pagina Facebook della Zucchetti, fa ancora in tempo. Ora però iniziamo con le premiazioni e, come si suol dire, the winner is... Il primo premio per la proposta più votata va a Valeria Mosca di Lodi. Complimenti, facciamo tutti un grosso applauso. Complimenti a Valeria. Il secondo contributo più votato è quello di Filippo Carbonara, della sede di... Genova. Complimenti. Complimenti, complimenti anche a Filippo. Ed infine, al terzo posto, Clotilde Venditti di Zucchetti Software di Padova. Complimenti, complimenti. Oltre ai più votati, abbiamo deciso di attribuire anche dei premi speciali. La giuria ha infatti scelto di premiare tre persone, che sono Loris Lupi, tanti complimenti. Complimenti a Loris. Walter Verdelli. Complimenti. Complimenti, Walter. E infine... Secondo Monico. Complimenti, complimenti a tutti. Ai vincitori saranno consegnati anche dei cofanetti regalo direttamente dai loro responsabili. L'iniziativa, devo dire, che ha avuto un buon seguito, molto bravi tutti e non solo chi ha vinto. Buongiorno, sono Mino Zucchetti. Ci tenevo anch'io a fare i complimenti sia ai vincitori che a tutti i partecipanti al concorso. A me sono piaciute anche altre idee, ma la giuria ha deciso diversamente. Prima di chiudere, a nome del comitato direttivo, vorrei fare un augurio a tutti voi. Naturalmente l'augurio va anche a tutte le persone che lavorano sia presso le società partecipate che per i nostri partner. E adesso vi invitiamo a usare il cellulare per avere un ricordo di questo momento. Ogni gruppo collegato nelle varie sedi si faccia una foto e la posti sulla pagina Facebook Zucchetti. Ci sembrerà di stare insieme e anche noi potremo vedervi. Pronti? Buon Natale! Cheese. Buon Natale. Natale! Buon anno a tutti! Buon anno, grazie!